Mi chiamo Alfonso Baldetti e insieme alla mia famiglia, composta da mia moglie Paola e i miei figli Daniele e Gianluca, conduciamo questa nostra azienda che si trova a Cortona, in provincia di Arezzo. La nostra azienda è un'azienda che ha tradizioni diciamo molto vecchie, perché la nostra è la quarta generazione di produttori vitivinicoli. Recentemente abbiamo costituito questa nuova azienda, esattamente nel 2009, e abbiamo dato luogo alla realizzazione di una nuova cantina. Una nuova cantina, diciamo, che permettesse, diciamo, nel pieno rispetto della tecnologia più moderna, di produrre i nostri vini. Abbiamo realizzato questo investimento grazie anche all'intervento della Regione, con dei bandi, diciamo, della Comunità Economica Europea, che ci hanno permesso, appunto, per una parte di questo investimento di ottenere un fondo, un contributo a fondo perduto. La nostra azienda ha circa 13 ettari di vigneto in produzione, produciamo anche delle olive, perciò abbiamo anche un piccolo frantoio, e il nostro obiettivo è quello di raggiungere, diciamo, un numero di bottiglie circa 100.000 nell'arco dei prossimi 5 anni. La struttura è organizzata, oltre che per la produzione, anche per l'accoglienza, perciò abbiamo tutta una struttura di accoglienza disponibile a far visite nei vigneti, nella cantina di produzione, e chiaramente un'area destinata alla degustazione dei nostri vini. Per quello che riguarda, appunto, la struttura, come dicevo, abbiamo ottenuto un finanziamento che riguarda la realizzazione proprio di tutto quanto il complesso, che è un complesso ex novo, è nato proprio in una zona dove non c'era assolutamente niente, e, diciamo, questa prima parte di operazione è stata conclusa con l'ottenimento, appunto, del contributo a fondo perduto. Abbiamo in atto una seconda domanda per quello che riguarda le attrezzature, perché evidentemente la struttura è una cosa, poi tutta l'attrezzatura, diciamo, di trasformazione, sia per quello che riguarda le uve che le olive, è stata poi anche realizzata successivamente ed è in attesa di ottenere un secondo contributo. L'azienda è, appunto, nel comune di Cortona, che ha ottenuto nel 2000, perciò circa 14 anni fa, la DOC. Il territorio di Cortona, diciamo, è sicuramente molto molto importante per la produzione di vitigni rossi, ed in particolare per il Syrah, che è un po' l'emblema, diciamo, della DOC Cortona. Il Syrah, che è quello che poi, diciamo, ci permette indubbiamente a livello mondiale di essere una delle DOC più importanti a livello nazionale, seppur molto molto piccola.